Benvenuti a questa serata. Benvenuti a questo spettacolo. Siamo davvero pronti a iniziare. Siamo prontissimi. Siamo pronti con lo spettacolo, uno spettacolo che cercherà di raccontare quest'estate. Il titolo l'avete visto, si intitola Sogno di un campo di mezza estate. Titolo shakespeariano. Un titolo shakespeariano che vuole proprio cercare di raccontare è la storia di un campo scuola ideale in cui cercheremo un po' di riproporre tutto quello che è successo nei campi scuola di quest'estate. Sì, vabbè, ma tagliamo perché qua se no... Cominciamo già a chiamare sul palco uno dei numerosi ospiti che abbiamo. Tanti ospiti questa sera. Abbiamo tantissimi ospiti importanti che parleranno, che saliranno su questo palco e che ci racconteranno qualcosa. Sì, partiamo dal più importante. Il primo, Mattia Doria. No, chiamiamone uno più... Mattia Lelli. No, uno più importante, non possiamo chiamare sta gente qua sul palco, non siamo più delle figure. Qualcuno di intelligente che sappia parlare con lui. Chiamiamolo sul palco. Sì. Il nostro parroco, Don Giorgio. Giorgio ormai. Eccolo qui, Don Giorgio. Eccolo che arriva. Non me l'aspettavo di essere io il primo ospite che inaugura questa bellissima serata, perché già il fondale della scena lo dice, veramente bello, ben preparato, e sono certo che sarà un successo come è stato quello dell'anno scorso, no? Per cui davvero do a voi il benvenuto, perché sarete qui e vi riconoscerete gioiosi dell'esserlo. Grazie per essere qui questa sera. Siete quelli che hanno detto anche sì alle proposte d'estate e noi ve ne siamo grati, ai campi scuola che abbiamo vissuto come parrocchia a pieno, allora le elementari, le medie, ma anche ho visto i componenti del vivere la vita, ho visto gli anziani, ho visto le famiglie, è davvero pieno, rimane un appuntamento bello ed importante, ma il mio grazie anche per il sì detto a queste nuove esperienze che sono quelle della collaborazione, allora i campi scuola delle superiori che hanno visto insieme e nel modo migliore, nel modo più bello, i giovani e della parrocchia di Maerne, di Martellago e di Olmo, e da quello che io ho potuto constatare di persona, che ho anche sentito, sono state veramente esperienze molto belle che ci fanno davvero molto molto ben sperare. Allora grazie a voi invece, presentatori, ma anche gli attori, tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questo bellissimo spettacolo, è un impegno che noi godiamo fino in fondo. E allora avanti con lo spettacolo. Grazie Don Giorgio, un applauso. Ora direi che siamo davvero pronti. Possiamo... Sì, alcuni chiarimenti sulla serata, se vuoi spiegare più chiaro come funzionerà. Gli attori avevano chiesto che fosse detto qualcosa, Max. È vero, gli attori hanno fatto una richiesta particolare. Ci hanno chiesto di dire prima di tutto che il copione l'ho scritto io in un momento di poca lucidità e che comunque qualsiasi riferimento a persone, fatti, campi scuola, preti, scuole o qualsiasi cosa è tutto inventato, non c'è niente di vero, ogni riferimento a cose e persone è puramente casuale, quindi noi non abbiamo nessuna responsabilità di quello che facciamo. Bene, allora la serata funzionerà in due parti, possiamo dire così. Esatto. Il primo video che verrà adesso lanciato, che sarà quello, il primo video che verrà lanciato, a cui seguirà poi una scena e così via per tutta la serata, quindi un video e poi una scena.
Sì, sarà un'alternanza continua di video con le foto dei campi scuola e di scene di questa commedia Sogno di un campo scuola di mezza estate. Direi che possiamo partire, abbiamo detto tutto. Cominciamo con il primo video e a seguire la prima scena che cominceremo a raccontare. Buona visione!